Massimiliano Fedriga, come commenta i dati Istat diramati oggi? Sono l'ennesima dimostrazione che le politiche portate avanti dagli ultimi tre governi, Monti, Letta, Renzi, non hanno minimamente affrontato con una scelta voluta il problema della disoccupazione, il dramma che stanno vivendo le nostre famiglie. Monti, con l'appoggio del Partito Democratico, ha approvato la riforma delle pensioni Fornero che ha congelato il ricambio generazionale e quindi bloccato l'ingresso nel mondo del lavoro, aumentando in modo drammatico la disoccupazione del paese. Letta l'ha confermata, Renzi più volte si è detto favorevole a quella drammatica riforma. E per quello l'unica via per dare una risposta ai problemi economici e lavorativi che stanno vivendo i nostri cittadini è quella di andare a firmare il referendum della Lega Nord per abrogare la riforma delle pensioni Fornero, che è l'unico modo per il quale, con il quale si può risolvere nel breve periodo il problema della disoccupazione ed andare, ridare una possibilità lavorativa ai nostri giovani e a tutte le persone che hanno perso il lavoro. C'è tempo fino al 3 giugno, chi volesse dove può andare a firmare? Può andare in tutti i comuni, può andare nelle sedi della Lega Nord, può andare nei gazebo che sono nelle piazze delle nostre città, dei nostri paesi per esprimere la volontà di andare al referendum e quindi abrogare quella riforma delle pensioni, indipendentemente dal colore politico della persona, indipendentemente dal voto che ha espresso o vorrà esprimere, è importante appoggiare questa battaglia perché è una battaglia di civiltà e di equità sociale.